TV Radicale, 22 ottobre 2011, ci troviamo a Brindisi con l'onorevole Rita Bernardini, a margine di una conferenza sulla giustizia e il carcere. Rita, a che punto è la battaglia per l'amnistia per la Repubblica? È una battaglia lunga. Credo che adesso ci troviamo nella fase in cui occorre che finalmente i cittadini italiani sappiano qual è questa proposta, perché nessuno la conosce, non c'è mai stato un dibattito televisivo, non c'è stato mai un confronto, un faccia a faccia, ed è bisogna creare le condizioni perché una proposta del genere possa avere successo. Appunto il ministro della giustizia ci diceva: ma non ci sono le condizioni politiche. E se pensiamo per esempio al divorzio, a metà degli anni 60, quando i radicali iniziarono questa battaglia, non c'erano le condizioni politiche per quella riforma, eppure le hanno ottenute nel corso di una lotta politica anche non violenta durata anni. Noi questa dell'amnistia la stiamo facendo non da oggi, ma da 30 anni. Chiediamo che si liberino risorse di fronte agli 11, quasi 12 milioni di procedimenti penali e civili arretrati. Soprattutto per i penali, diciamo che c'è un'amnistia strisciante, di classe, schifosa, che è quella delle prescrizioni. E vogliamo che finalmente la classe politica si assuma qualche responsabilità di fronte ad un sistema che non funziona e che ha il suo portato di morte, di disperazione, perché le famiglie coinvolte sono tantissime, almeno 10 milioni di italiani sono coinvolti, hanno problemi con la giustizia o dalla parte delle vittime o dalla parte dei colpevoli, che però non vedono mai arrivare una sentenza. Pensate che capita, a me capita nelle carceri, di avere a che fare con delle persone che sono rientrate in carcere per reati commessi 15 anni prima, quando avevano finalmente, si erano riabilitati, avevano finalmente ricostruito la loro dimensione, lavoravano, si erano costruiti un'attività. Quando una pena giunge così lontana dal fatto, evidentemente non si tratta di giustizia, e infatti noi siamo stati condannati 1095 volte in Europa, in sede europea, per l'irragionevole durata dei processi. A questo proposito, Rita, voi avete avviato un dialogo con il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, mentre il centrosinistra, il leader del Partito Democratico, del quale ricordiamo una delegazione, nelle liste del quale una delegazione radicale è stata eletta, Bersani pare sordo ad ogni tentativo di dialogo su ogni tema, non solo su questo della giustizia e delle carceri. Ma guarda, c'era il fatto che noi sulle nostre battaglie, che sono battaglie trentennali, discutiamo con tutti, soprattutto per esempio per una proposta come quella dell'amnistia, che per essere approvata ha bisogno di una maggioranza qualificata dei due terzi del Parlamento. Ma devo dire che con il segretario del PD Bersani più di un anno fa c'era stato un incontro che poteva essere sicuramente promettente, anzi lo giudicammo così. Era stato un primo incontro in cui avevamo parlato di queste cose, di riforma elettorale anche, e solo che a quell'incontro non è seguito più altro momento. È stato un avvio che poi immediatamente si è interrotto, tanto che noi ci siamo autosospesi dal gruppo del PD. È un dialogo che non trova purtroppo altri momenti, non dico la cena a casa di Bersani, ma almeno un panino. Oppure, se vuole, proseguiamo lo sciopero della fame. Insieme, ma, magari. Eh? Magari insieme. Magari insieme, però ritengo che una situazione di illegalità, una situazione così urgente, come ci è stato detto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,
che non vorremmo si fosse dimenticato lui stesso delle parole che ha pronunciato il 31 luglio di quest'anno. Questo richiede una risposta da parte della classe politica. Poi abbiamo sentito Bersani, anzi ieri l'ha resa pubblica, una sua lettera nella quale ci diceva: ma se i radicali vogliono biodegradarsi nel nuovo ulivo, noi siamo pronti. Allora, questo nuovo ulivo che cos'è? Noi abbiamo avuto un confronto, un dialogo con il Partito Democratico al quale crediamo da una vita, ma un Partito Democratico deve avere il coraggio di essere conseguente, per esempio sulle riforme istituzionali. Che cosa significa un Partito Democratico con una legge proporzionale? Che cosa, se non, ripeto, l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico aveva approvato il sistema maggioritario francese, adesso l'hanno già buttato a mare. E che cosa significa questo nuovo ulivo quando c'è il dialogo e quando si tentano accordi con l'UDC? Cioè, di che cosa stiamo parlando? E soprattutto, quali sono i contenuti? Intanto, per tornare al tema della giustizia e della sicurezza, si affaccia un asse Maroni Di Pietro per il ripristino di alcune norme della legge reale. Ma guarda, posso anche dirti che, sì, a parte che questo, noi abbiamo promosso un referendum per l'introduzione della legge reale, e questo a metà degli anni 70, perché non possiamo credere in uno Stato che limita la libertà di pensiero e la libertà di manifestazione dei suoi cittadini. Soprattutto poi con i mezzi che ci sono oggi a disposizione, anche tecnologici. Quindi non possiamo che dire che vergogna. Però voglio ricordare che Letta del PD, non Letta viceministro, ha proposto addirittura una ammucchiata che comprendesse Maroni, Alfano, Casini, Di Pietro e Bersani. Altro che Bunga Bunga. Altro che Bunga Bunga e altro che unità, che famigerata unità nazionale. Insomma, stiamo parlando di quella partitocrazia che non vuole rassegnarsi a dare le dimissioni per lo sfascio che ha creato in questo paese, soprattutto se pensiamo al debito pubblico, lo hanno prodotto insieme, perché sulle leggi di bilancio, sulle leggi che comportavano spesa, hanno sempre votato tutti insieme, compreso l'MSI di allora, erano tutti d'accordo. Sul finanziamento pubblico dei partiti sono sempre stati tutti d'accordo, tant'è vero che tradendo un referendum vinto al 93% lo hanno addirittura non solo sabotato ma quintuplicato il finanziamento pubblico, cioè una vergogna. Devono semplicemente dimettersi e consentire a questo paese di avere finalmente un'alternativa. Io dico quella radicale. Ringraziamo l'onorevole Rita Bernardini, Roberto Mancuso per TV Radicale Brindisi. Grazie. Onorevole, la giustizia italiana ha bisogno di riforme. Voi avete presentato anche una mozione. Come tutto questo può cambiare l'ordine delle cose, soprattutto in questo momento? Quella dell'amnistia per la Repubblica, che possa trainare le riforme sulla giustizia e sul carcere, è una proposta antica dei radicali. Fin dai primi anni 70 i quattro radicali che entrarono in Parlamento la proposero. Perché? Perché è necessario ridimensionare, per esempio, il debito di giustizia con quasi 6 milioni di procedimenti sospesi, per poter avviare e liberare quelle risorse per fare la riforma. Poi siamo arrivati ad un punto in cui le carceri ormai sono dei veri e propri luoghi di tortura. Voi pensate, 67.000 detenuti in 45.000 posti.
non ci sono le adeguate assistenze dal punto di vista sanitario, le carceri sono invivibili perché circolano le malattie anche infettive, adesso non ci sono più i soldi per mangiare e soffre tutta una comunità penitenziaria, anche gli agenti che sono sotto organico, gli educatori, gli psicologi. 20.000 detenuti si trovano a centinaia di chilometri di distanza dalla loro famiglia. Questo non ha niente a che vedere con l'articolo 27 della nostra Costituzione. E poi ci sono le riforme, come quella sulla responsabilità civile del magistrato, una riforma che noi facemmo come radicali con Enzo Tortora per via referendaria, vincendo il referendum del 1987, tradito dalla Partitocrazia Unita, per cui in 25 anni i magistrati che sono stati condannati e ai quali è stata riconosciuta la loro responsabilità sono stati solamente 6, con tutti i casi di mala giustizia che ci sono nel nostro paese. Se voi pensate poi alle prescrizioni, ogni anno cadono in prescrizione, è questa l'amnistia che avviene nel silenzio. 200.000 procedimenti penali cadono in prescrizione. E chi riguardano? In genere riguardano coloro che possono permettersi grandi avvocati e tirarla per le lunghe e far cadere in prescrizione il procedimento, il processo penale. E allora noi diciamo che occorre liberare risorse, ridurre drasticamente questi 6 milioni destinati alla prescrizione e fare in modo che per esempio molte di queste risorse, comprese quelle dei magistrati, possano essere trasferite in parte per risolvere la giustizia penale, per esempio l'informatizzazione di cui si parla da tempo, ancora oggi non si fa, ci sono carenze di organico enormi, e una buona parte sul civile, anche incentivando i magistrati, perché anche lì sul civile, che incide moltissimo sulla nostra economia, ci sono 6 milioni di procedimenti sospesi. E sapete tutti, lo sanno soprattutto le imprese, che per avere ragione di un credito che per esempio non si riesce a riscuotere, passano anni, anni e anni, per cui gli investitori stranieri non vengono in Italia sapendo come funziona la nostra giustizia. Ecco perché occorre questa riforma, e noi diciamo riforma della giustizia, amnistia per la Repubblica. Okay, grazie. Onorevole, so che c'è stato nelle ultime ore un incontro con il Premier, e quindi glielo chiedo un attimo che le domande... di fuori... È una questione di tempi televisivi, sì. Tutto qua. Volevo sapere semplicemente come era andata in modo da riportarla poi ovviamente. Guardi, io credo che la cosa più importante è questa. Noi siamo sempre stati quelli delle iniziative concrete e cerchiamo ascolto su questo. Noi stiamo conducendo questa campagna per la giustizia, per l'amnistia. Sapete anche che proponiamo non da oggi la riforma americana delle istituzioni con il sistema uninominale anglosassone e l'elezione diretta del Premier, pur avendo vinto anche su questo fronte dei referendum la Partitocrazia Unita, non ne ha voluto sentir parlare. Ora, noi nel gruppo del PD siamo autosospesi, perché? Non perché ci abbiamo in testa chissà cosa, ma perché non abbiamo ascolto su queste cose. Noi non sappiamo per esempio qual è l'idea ad oggi del Partito Democratico sulla riforma elettorale e istituzionale di questo paese, perché ci eravamo affidati all'Assemblea Nazionale del PD che aveva deciso di fare la riforma francese, che non è quella che noi auspichiamo, ma comunque è meglio di questa porcata italiana, e sarebbe il doppio turno alla francese, e adesso invece sentiamo parlare di sistemi australiani, non sanno nemmeno loro quello che vogliono. In realtà si capisce che avendo loro l'intenzione
di aggregarsi magari all'UDC e al Terzo Polo, e devono scegliere per forza un sistema proporzionale. E allora noi a questi giochi non ci stiamo, perché non sono giochi di chiarezza. E abbiamo trovato ascolto non da loro, che non ci dicevano da un anno, da quando siamo autosospesi, ma dal Premier Berlusconi. D'altra parte, se vogliamo ottenere le riforme, cioè le cose per le quali ci battiamo da una vita, dobbiamo andare da chi ci ascolta. E devo dire che è stata una cena dove abbiamo ottenuto ascolto. Poi quello che succede è stata una bella cena, possiamo dire. Beh, per me in particolare, perché dopo 37 giorni di sciopero della fame ho interrotto, in quell'occasione di dialogo, ho interrotto il mio. La ringrazio, è stata gentilissima. Bene, ora dall'Australia ritorniamo al Salento e andiamo a fare questa assemblea. Okay.